Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale. Io sono Annalisa ed oggi insieme andremo a realizzare questa simpatica collana in abbinata agli orecchini. Il tutorial degli orecchini già è uscito, ha come copertina il colore turchese, ma nell'info box giù vi metterò comunque il link. Sono orecchini estremamente semplici, ma di grande effetto, come potete vedere. Sono realizzati allo stesso modo della collana. Anche per la collana, come vi dicevo, partiremo dal cerchietto per poi realizzare questi fili di perline inseriti direttamente nelle catenelle. Ora iniziamo insieme questo nuovo progetto. Se vi occorrono i materiali, vi chiedo di cliccare sul nostro sito www.handyhandmade.it e non perdete sicuramente tante offerte e tanti filati preziosi per i vostri progetti. Quindi ora iniziamo insieme questo nuovo progetto creativo. Allora, come vi dicevo prima, per poter realizzare questo tipo di collana avremo bisogno di uncinetto numero 3, anellino di gomma, perline, forbici e basta, e poi tanta fantasia, insomma. Ora, primo step, andremo a rivestire il nostro anellino in gomma. Vi ricordo che se non avete questo tipo di anellino, che non sono altro le guarnizioni per la fontana, potete tranquillamente rivestire gli anellini che trovate vicino alle bottigline d'acqua o Coca-Cola o insomma quegli anellini in plastica che restano lì attaccati quando stappiamo il tappo. Allora, vi faccio vedere, ho realizzato il cappietto e lo chiudo, vedete, attorno al mio anello. Fatto questo, ora andrò a rivestire totalmente l'anellino con tante maglie basse. Vedete? Vedete? E questo è il primo step di lavorazione. Faccio vedere. Vedete? Man mano che io vado a rivestire, mi sono riportata la codina all'interno della lavorazione, così dopo non avrò nemmeno la necessità di doverla nascondere, ma l'avrò già nascosta. Vedete come sto lavorando? Quindi ora continuate nel rivestire tutto il vostro anellino e ci vediamo proprio tra poco per poter poi completare la nostra lavorazione insieme. È una collana estremamente facile, adatta a chiunque, anche a chi ha le prime armi e anche a chi come noi non è che realizza gioiellini sfiziosetti tutti i giorni. Vedete cosa ho fatto? Ho cercato di stringere quanto più possibile il mio cerchio. Ok, così da rendere più compatta la lavorazione e nascondere sempre di più la parte nera sottostante. Dopo poi il filino che è uscito fuori lo taglieremo. Vedete? Quindi continuo e tra poco inizieremo la nostra decorazione. Eccoci qua, ci siamo. Vedete? Ho rivestito totalmente il mio cerchietto e ora chiudo semplicemente con una maglia bassissima, come facciamo di solito. Vedete? Ora cosa andrò a fare? Andrò a lavorare tanti fili lunghi, rivestiti ovviamente con le perline, loro lo facciamo insieme, così questi filini diventeranno la parte che andrà a finire all'interno del cerchietto, quindi un saliscendi la nostra collana. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e una perlina. Vedete? Opla. Ancora. 1, 2, 3, 4 e 5. E inserisco un'altra perlina. Allora, un'altra tecnica per poter inserire le perline è quella di inserirle all'interno del filo prima tutte e poi dopo, man mano che andate a lavorare la vostra maglia, tirate fuori la perlina dal filo. Io preferisco fare in questo modo, così sono serena che quante me ne occorrono, tante ne userò. Vedete? Continuate così e ci vediamo tra poco. Allora, come potete vedere, ho lavorato un bel laccio.
Ho 85 centimetri di lunghezza in questo momento perché l'ho misurata, quindi sono arrivata ad 85 centimetri di lunghezza totale. Per me va bene così. E ora che cosa faccio? Ho aggiunto semplicemente tre perline. Vedete, alla fine ho fatto una catenella e una perlina, una catenella e una perlina, giusto per dare termine al lavoro. Ora cosa faccio? Taglio il mio filo. Il primo filo così è concluso, ok? E abbiamo il nostro nodino. Vedete, questo è il termine di giunzione. Dopo, quando tutti i fili saranno pronti e andremo ad indossare la nostra collana, in pratica tutti i fili passeranno così dal centro o da dietro o davanti, come più vi piacerà indossarla, insomma. Quindi ora, quanti fili inserirete, ovviamente sarà molto più ricca la vostra collana, quindi è a discrezione di chi dovrà indossarla. Io ora cosa faccio? Alterno queste perline qui che abbiamo detto che sono da 8, se ricordo bene, con queste qui un po' più grandi. Vi dico subito queste da che diametro sono, magari capisco dopo e ve lo faccio sapere, ve lo scriverò nelle note. Comunque, queste qui vedete sono un po' più grandi rispetto a questa qui che è piccolina. Forse è il contrario, questa è da 6 e questa è da 8 probabilmente, ora non ricordo bene le dimensioni, dopo controllo, insomma ve lo scrivo nelle note, non vi preoccupate. Ora il motivo ovviamente cambierà e lo farò nel seguente modo. Partiamo sempre con il nostro cappietto. Volendo, per chi non ha le perline, potete tranquillamente alternare questo tipo di lavorazione con magari un filato laminato e un filato normale, insomma, di cotone come sto facendo io d'inverno, con una bellissima lana che funge anche in questo caso da scaldacollo, magari, no? Pure viene bene. Vedete, ho tirato dentro il cappietto, ve lo rifaccio vedere. Il mio cappietto è questo. Vado qua. Tiro il cappietto, vedete? Chiudo, faccio una catenella per fissare. Ora, perché do solo una catenella? Perché voglio già inserire subito una perlina, perché voglio variare ovviamente il motivo, come vi ho detto prima. Ora queste qui sono un po' più grandi, vedete? E quindi faccio in questo modo. Una catenella l'ho già lavorata, vedete? E ho inserito la prima perlina. Ora conto 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Questo mi sfalzerà, vedete? Un pochino le catenelle. Facciamo così, ne faccio 8, così scende un po' di più, 1, 2, 3, anzi 7, perché voglio che la perlina vada qui al centro. Quindi ho dato 7 catenelle e ora vado ad inserire una perlina. Ovviamente non ho uno schema, quindi vado di fantasia, man mano mi regolo come più può piacermi. Questo poi il lavoro che sto facendo può piacere o non può piacere a discrezione, ma mi andava di condividere con tutte voi un progetto semplice, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E inserisco un'altra perlina grande. Guardate come si impreziosisce il lavoro. È un filo già bello di suo perché io adoro questo colore bruciato, ma con queste perline veramente si impreziosisce tantissimo. 6 e 7. Tante di voi fanno le bancarelle, magari nel periodo estivo o invernale. Questo può essere un progetto veramente carino da vendere nelle fiere, nelle bancarelle, insomma, che si fanno in questi periodi. Veramente sono felice se vi sono stata utile. Fatemelo sapere nei commenti. Ok, ora continuo ancora un pochino così e ci vediamo al termine di quest'altro filo. Ok, ci vediamo tra poco. Allora, anche il secondo filo, come potete vedere, è inserito. Ora andrò ad agganciare ancora un altro filo. Andrò ad inserire un altro filo qui a fianco a questa qui grande con le perline piccole, come abbiamo fatto per il primo giro. Quindi, una volta che poi dopo avremo finito, dovremo andare a nascondere tutte le nostre codine, ovviamente, di inizio e fine lavorazione. Quindi, come prima, io preparo il cappietto. Perdonatemi per la voce, ma ho un po' di mal di gola e quindi tende a scendere. Ritorno qui, insomma, vedete, mi faccio passare il filino, stringo, do una catenella e
così da agganciare il tutto, e inizio a lavorare le mie 5 catenelle come abbiamo fatto per il primo giro, 3, 4 e 5, e inserisco la perlina. Quindi ripeto lo stesso giro che abbiamo fatto. Ho sbagliato perché devo agganciarla di qua. Opla, non ho visto bene nella telecamera. Quindi andate ad agganciare da questo lato di qua, perché la volevo al centro questa grande, e ripetete il tutto come avete fatto all'inizio, quindi con 5 catenelle e una perlina un po' più piccola. Se avete un'unica perlina, tranquille, che tanto l'effetto è lo stesso. 3, 4 e 5, e qui vado ad inserire la mia perlina. Quindi continuate ora così e ci vediamo tra poco. Allora, io ho completato, ho inserito solo 4 fili perché non me ne andavano di più, visto che è una collana molto estiva e non volevo mettere troppo cotone, insomma, attorno al collo, perché poi si potrebbe sentire troppo caldo. Quindi ho fatto 2 con le perline un po' più grandi, quindi con le 7 catenelle, e 2 con le 5 catenelle, che sono le perline un po' più piccole. Ora, cosa ci rimane da fare? In pratica dovremmo andare a nascondere tutti questi filini di inizio e fine lavorazione con un aghetto da lana. Quindi vedete, un aghetto da lana, fate passare all'interno della lavorazione questi filini. Vedete? Poi con la forbicina piccola piccola tagliate tutto ciò che esce fuori. Ora completerò anche questa operazione e poi vi faccio vedere come sarà una volta indossata. Vi faccio vedere a cerchietto sul tavolo come. Opla. Ecco fatto. Uno e due. Ah, ce n'è ancora una. Questa qui, vedete? E ora ci tiriamo dentro anche questa piccolina. Ok. Fatto ciò, vedete, la collana è pronta. Ora non resterà altro che, quando la indossate, far passare all'interno del cerchio tutta la parte della collana rimanente, così questa scenderà giù, quindi la lunghezza la deciderete voi, e questo rimarrà magari al centro del collo. È un progetto molto semplice, ma ha il suo perché. È molto carina. Quindi spero che anche questo progetto vi sia gradito. Come sempre vi invito a mettere un pollicino su, a condividere i nostri video e a visitare il nostro sito per acquistare filati, che è www.handmade.it, oppure scriveteci al numero WhatsApp 366 188 19 34. A presto per un prossimo progetto creativo.